ricetta che vi presento oggi è un salvacena veloce veloce ed è la tartatin con cipolle. Ci serviranno 10 g di zucchero, preferibilmente quello di canna, ma se non lo avete andiamo con quello normale, 25 g di burro, che se non avete lo sostituiamo con l'olio, 500 g circa, che sono due cipolle grosse, io ho messo le rosse perché restano un po' più dolci, ma anche le bianche eventualmente vanno benissimo, 100 ml di aceto balsamico, un rotolo di pasta sfoglia e un uovo che ci servirà poi per spennellare e che se non avete usiamo il latte. Andiamo a vedere come si fa. Allora, come vi dicevo, siccome la serata è proprio serata avanzi, io non ho neanche il burro, cosa che ci andrebbe perché vi ho scritto sulla ricetta, ma bisogna adattarsi, quindi andrò a usare l'olio. Quindi metto nella padella, accendo una padella. Allora, io uso una padella che può andare anche in forno, perché poi così uso solo questa direttamente senza travasare 800 volte. Quindi ci metto 3 cucchiai di olio, che poi ripeto, la ricetta originale sarebbe col burro, e lo zucchero. Io in questo caso fortunatamente avevo quello di canna, ma se non avete quello di canna va benissimo quello normale, perché devo andare a caramellare. Quindi padella, zucchero e olio, per chi come me non ha il burro, perché lasciamo che si scioglie un pochettino, proprio non ne ho, ma zero, ma proprio zero zero zero, guardate. Ok, ho già tagliato 2 mega cipolle grossissime, le taglio proprio a fette come mi vengono, senza stare a fare. Poi ci prepareremo già dell'aceto balsamico, un goccino di sale e la pasta sfoglia. Ok, allora, intanto che la padella scalda e mi scioglie un po' l'olio, allora facciamo mescolare. Ecco, adesso sfrigola, non so se si può sentire, ma sfrigola. Quindi è caldo, ci butto le cipolle. Allora, noi queste le facciamo sfrigolare per un pochino. Quindi lo giriamo un pochettino. E poi vado a sfumare con l'aceto balsamico. Voilà. Allora, mischiamo e lasciamo andare per un 10-15 minuti circa. Iniziamo a accendere il forno a 180 ventilato. A questo punto io ci ho aggiunto un dito d'acqua e poi ci aggiungo un pizzico di sale, perché ci abbiamo messo lo zucchero, ma per avere le caramellate in agrodolce ci va anche il sale. Adesso da qui vanno un 10 minuti, quando vedete che sono proprio belle morbide e tra virgolette il sughettino che si forma di aceto e acqua si è completamente asciutto. Nel frattempo io ho svuotato la pasta sfoglia, la mia è rettangolare perché giustamente nella fortuna, non è che avevo proprio tutta questa fortuna di averla rotonda, quindi no, tagliate un pezzettino che secondo me è in eccesso. Ci ho fatto, questa era unita così, ci ho fatto queste due striscioline e vado a le tiro un po' così e intanto arrotolo, poi vi spiego cosa serviranno. Ok, arrotolo, 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 così. Una, e facciamo anche l'altra. Ok,
e teneteli da parte. Intanto preparate l'uovo, se possibilmente solo il tuorlo sbattuto, che io logicamente, siccome è una serata avanzi, non ho, quindi non lo userò, ma non importa, voi incominciate a prepararlo. Ok, ci siamo. Allora, le cipolle sono pronte, non so se, vediamo, se riuscite a vedere bene, ma vedete che sughettino tra virgolette non ce n'è più, quindi, allora, cipolle pronte, le appiattisco un po', se riuscite, in modo uniforme. Ok, poi pasta sfoglia, capovolgo direttamente nella padella. Vediamo se. Ta-da! Ok, si avanza, ci faccio un bel bordino, perfetto. Andiamo a riprendere le nostre striscioline. Io ci faccio un bordino come. Vuole in cucina per abbellire questa specie di torta salata. Ok, perfetto. Poi forchettina, bucherelliamo tutto. Ok, allora, siccome, come vi ho detto, io non ho il tuorlo dell'uovo, ma in sostituzione al tuorlo dell'uovo si può usare del latte. Ok, quindi latte, tonnellino, spennello bene. Se invece avete il tuorlo, per vostra fortuna, in casa, ripeto, io sono proprio a fine corsa con la spesa, usate solo il tuorlo e spennellate. Questa adesso, ok, non la bagnate troppo eventualmente con latte, spennellate e basta. Questa adesso io la metto in forno a 180 per 15 minuti. Allora, io l'ho tirata fuori dal forno, ora la giriamo, quindi questo deve essere un passaggio molto veloce. Facciamo un rito che ci porti fortuna, perché non si distrugga mentre la giriamo. E un, due, tre. Voilà! Ed ecco qua, la tartatin. Che si dice? In cucina, con la Vale.